La notizia del tumore al cervello di Francesco Chiofalo ha lasciato tutti di stucco. Le parole dell'ex concorrente di Temptation Island 2017 hanno lasciato il segno e tolto a molti la voglia di commentare. Ma nelle ultime ore Valeria Bigella, che con l'ex fidanzato di Selvaggia Roma aveva partecipato al reality, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Fanpage. Ha parlato di lui come di una persona forte, quindi è sicura del fatto che ce la farà a superare questo momento molto difficile, come del resto lo sono quanti in queste ore gli stanno inviando messaggi di conforto e supporto. La ragazza si è detta però sconvolta dalla notizia data da Francesco Chiofalo. Ho saputo questa mattina e non ho ancora avuto il tempo di realizzare. Purtroppo è una cosa grave, sono scioccata, ha dichiarato Valeria Bigella. Sono sicura che ce la farà perché è un ragazzo molto forte, tutto andrà per il meglio, ha aggiunto l'ex concorrente del reality di Canale 5. Selvaggia Roma, attacchi social? Datevi una regolata. Selvaggia Roma ha rotto il silenzio dopo l'annuncio shock dell'ex Francesco Chiofalo, che nelle scorse ore ha raccontato di avere un tumore al cervello. Una scoperta avvenuta per caso dopo un controllo in ospedale che lo porterà sotto i ferri. In queste ore, oltre agli auguri di pronta guarigione, sono arrivati sui social anche duri attacchi all'ex fidanzata con cui ha partecipato a Temptation Island. Il popolo del web ha ritenuto una mancanza di rispetto il fatto che Selvaggia Roma abbia pubblicato diversi video di lei in discoteca. Mi sono svegliata da poco. Penso che tutti voi dovreste darvi una regolata. I vostri commenti lasciano proprio senza parole. Dopo dirò due cose. Grazie, ha scritto poco l'ex di Francesco Chiofalo in una delle sue Instagram Stories. Dunque è pronta a rispondere alle tantissime accuse che le sono piovute in queste ore. Presto dunque la sua verità su questa triste vicenda. L'ex Selvaggia Roma presa di mira. Francesco Chiofalo, dopo aver scoperto del suo tumore al cervello, ha commosso internet. L'ex di Temptation Island ha esordito dicendo di non volere fare pena a nessuno. L'intervento verrà fatto dopo Natale e durerà per 18 ore, con tutti i rischi del caso, l'operazione all'80% di rischi di invalidità permanente, tipo cecità, paralisi, demenza. Il Natale di Chiofalo quindi, sarà assolutamente da dimenticare, scusate se in questo periodo non starò più molto su social. Farò quello che mi sento di fare, ha affermato ancora. Nel frattempo su Twitter, gli internauti hanno mostrato tristezza e sgomento, sconvolto per la storia di Francesco Chiofalo. Ha avuto tanta forza e tanto coraggio a parlarne in modo così sincero e genuino. Speriamo possa andare tutto per il meglio, ho guardato per sbaglio le storie di Francesco Chiofalo e ora sto piangendo. Ho perso una delle persone più importanti della mia vita, mio nonno, per quella merda. Spero possa uscirne più forte di prima, ho appena visto le storie di Francesco Chiofalo e sono letteralmente scioccata. La vita è davvero imprevedibile, è un soffio e molto spesso la sprechiamo senza renderci conto. Gli faccio il più grande degli auguri, non è giusto, non lo è mai in situazioni del genere. Nel frattempo non si fermano le accuse contro Selvaggia Roma, l'ex fidanzata rea di avere continuano a postare sul web,
nonostante la drammatica notizia. Francesco Chiofalo, mi piacerebbe fosse uno scherzo. Francesco Chiofalo ha raccontato ai follower di avere un tumore al cervello. Dopo le vacanze natalizie dovrà essere operato e finirà sotto i ferri per 18 ore circa. Il giovane, con la voce rotta dal pianto, tramite le stories ha parlato proprio dell'imminente 25 dicembre, per Natale mi piacerebbe che venga qualcuno che mi dica che è tutto uno scherzo del CAO, ma questo non succederà mai. Non so se nei prossimi giorni farò altre storie qui su Instagram. Sicuramente non sarò più lo stesso Francesco di prima. Francesco Chiofalo è diventato popolare dopo la sua partecipazione a Temptation Island 2017 insieme alla fidanzata di allora Selvaggia Roma. Usciti fianco a fianco dal programma sfortunatamente nel tempo la loro storia si è conclusa e nemmeno in maniera serena. I due ex quindi, hanno proseguito la loro carriera indipendentemente, senza più rivolgersi la parola. Ieri sera poco dopo la pubblicazione del video di Francesco gli estimatori si sono precipitati sul profilo dell'ex. Ma la Roma aveva in programma una serata in discoteca e i video che sbucavano dalle sue stories, la mostravano serenamente intenta a ballare e parlare al microfono per portare a casa la serata. Molti dei fan sono rimasti delusi dal suo atteggiamento ed hanno cominciato a criticarla. Francesco Chiofalo. La drammatica scoperta. Francesco Chiofalo ha sconvolto amici e fan con una rivelazione inaspettata, ho un tumore al cervello. Il celebre lenticchio di Temptation Island, ha conquistato il pubblico con il suo fare giocherellone ed affabile. In coppia con l'ex fidanzata Selvaggia Roma, ha avuto modo di appassionare il pubblico, uscendo dal programma al suo fianco ma poi, le cose per loro non sono andate bene. Tramite delle sconvolgenti Instagram Stories, il 29enne ha raccontato di avere scoperto quasi per caso di avere un tumore molto esteso al cervello e di doversi sottoporre a breve, ad un lunghissimo e delicato intervento chirurgico della durata di 18 ore. Il ragazzo si era recato al pronto soccorso per una medicazione dopo un incidente stradale di poco conto. Proprio lì, facendo delle lastre in testa, i medici si sono accorti di una macchia molto estesa, grande 5 cm. Mi visitano, mi fanno tutti i controlli, poi mi lasciano in sala d'attesa. Poi s'avvicina un dottore e mi fa, ehi, Francesco, abbiamo trovato nel tuo cervello una macchia molto grossa, tu ne sapevi qualcosa? No. Non sapevo niente. Francesco Chiofalo shock, ho un tumore al cervello. Francesco Chiofalo, ha sconvolto i fan con la sua drammatica rivelazione. L'ex di Temptation Island, ha anche condiviso le radiografie che evidenziano la presenza del tumore al cervello, mostrando una grande massa grossa quanto una palla di biliardo, ha raccontato il giovane visibilmente provato. A breve, Francesco dovrà essere operato, dovrò subire immediatamente dopo le feste di Natale un intervento al cervello per cercare di levarlo. L'operazione durerà 18 ore. Dopo le 10 ore di sala operatoria è considerato un intervento pericoloso. Io ne devo fare 18. L'operazione purtroppo, ha dei rischi. L'80% di rischi di invalidità permanente tipo cecità, paralisi, demenza. La dovrò fare intorno al 7 o al 10 di gennaio più o meno.
sono incazzato, ce l'ho col mondo. Ormai sono fottuto. Questa volta sono fregato, la devo fare per forza. Per quanto sia pericolosa questa operazione e per quanto io non la voglia fare, sono costretto, non c'è un'alternativa, ha concluso. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like.